fiume e ferrovia hanno sempre corso appaiati, perché la ferrovia ha dovuto cucire a uncinetto i sentieri per gettare un ponte tra valli cretose e malariche. Quindi si può dire che ha unito la gente più la ferrovia che l'alfabeto di scuola. E qui si diceva: ma che, ti sei sognato il treno? Voleva dire che era meglio che te la toglievi quell'idea. Adesso il treno effettivamente bisogna sognarselo su questi grandi meccani che arrugginiscono. Ma come tutte le cose, ad ascoltarle emettono ancora una voce e parlano di quanti hanno preso il volo su queste corsie di ferro, come un grande uccello il treno che nel suo petto di ferro si porta via tutta una molteplice morra di cristiani. Continua a essere polvere e cenere, di ossa senza una fossa.